Bentrovati con la rassegna stampa sportiva di TRG. In primo piano il calcio di Serie B con le pagine della Nazione. Grifo, tiriamoci fuori da questa situazione. Oggi c'è l'Ascoli e Castori dice guardiamo avanti, quello che è stato un anno fa non conta. Io a rischio, nei momenti difficili si vedono gli uomini. È nei momenti complessi che si riconoscono gli uomini, bisogna saper navigare nel mare in tempesta. Così Fabrizio Castori in prima linea che non si tira indietro nella fase più buia del Grifo. Il tecnico non vacilla, dà certezze, prosegue per la sua strada senza fare inversioni di marcia. Al cuore arriva l'Ascoli dell'ex Bucchi. L'allenatore è convinto che il tempo sia un alleato di questa squadra che ancora risente della passata stagione. E proprio l'ex Bucchi dice al cuore per fare risultato. Intanto la partita e l'ordinanza, Strizzolo e Dell'Orco si scaldano, gara a rischio, alcolici vietati, tanti ballottaggi in tutti i reparti, arrivano 1000 tifosi ascolani, potenziate le misure di sicurezza. Così in campo le probabili formazioni, si gioca oggi alle ore 16:15 per il settore giovanile, primavera al via, la prima sarà a Pisa. Sempre per il calcio di Serie B, la Ternana cerca punti in trasferta, servono orgoglio e cattiveria. I rossoverdi di Lucarelli oggi vanno a Parma con l'emergenza infortuni, probabile esordio per Buffon. Le fere dunque cercano proprio a Parma i primi punti in trasferta, ma la lista assenti è impietosa. Favilli e Partipilo si aggiungono in extremis a Falletti, Pettinari, Proietti e allo squalificato Sorensen. Tornano invece disponibili Celli e Martella. Questa è proprio la situazione per la Ternana. Intanto per il calcio eccellenza, Coppa Branca, sesta semifinalista. Fioroni dice siamo soddisfatti. In Serie C, Gubbio, Braia suona la carica a Fermo per fare la nostra parte. Intanto Mbakogu e Bontà non saranno disponibili, sono state presentate le nuove maglie. Mbakogu e Bontà non saranno disponibili per la trasferta di domani sul terreno della Fermana. Vasquez è da verificare dopo il colpo ricevuto contro l'Aquila Montevarchi, al pari di un altro paio di giocatori, contrattempi che non scalfiscono però la fiducia di Piero Braia nella forza complessiva di un gruppo che mi piace, così ha sottolineato il tecnico. Per la voglia e la determinazione che l'attraversano, il rispetto che i ragazzi hanno tra di loro pur nell'indispensabile competizione. Per il volley Serie A1 femminile, Bartoccini Perugia, la carica di Beatrice Gardini, il lavoro sta procedendo bene, siamo pronte al debutto. Vediamo anche i titoli del Messaggero, Grifo, un duello da dentro o fuori. Oggi contro l'Ascoli al Curi per il riscatto, ma Castori si gioca alla panchina. Il tecnico però dice io rischio, tiro dritto e non voglio buttare via il mio progetto. Intanto l'ex Bucchi non crede alla crisi e c'è Gondo già capocannoniere. Per il basket da Foligno, la Lucky Wind si scalda per la Coppa, via agli abbonamenti. Per la Ternana invece salta l'attacco, problemi muscolari per Anthony Partipilo e Andrea Favilli. A Parma saranno assenti anche Pettinari, Falletti e Sorensen. L'allenatore Lucarelli però non si abbatte e carica i sostituti. Molte carriere dei grandi del calcio sono nate per necessità. Avversari alla lavagna, nel Parma in porta torna il veterano Gigi Buffon. Per il motociclismo da Terni, Superbike, duello finale per la vittoria. Petrux a un solo punto da Jake Gagne. E poi il Tardini invece è già spartiacque aspettando il derby. Verità. Marziali, Foligno sulla scena il karate, Palapartenesi e Blasone, Pienone per i mondiali di Goju Ryu, oltre 1000 atleti sono arrivati in città da tutto il mondo, azzurri al primo posto nel medagliere con ben 8 ori, 7 medaglie di argento e 14 di bronzo, a seguire la squadra portoghese. Ad Umberti di giocare insieme per festeggiare i 20 anni della Peter Pan. Da Spoleto, Simone Roberto, chi studia il volley parte da Spoleto. Vediamo anche i titoli con il Corriere dell'Umbria. Perugia e Ternana si può dare di più. Oggi giornata clou. Castori infatti si gioca la panchina contro la sua ex squadra. Lucarelli rischia con i big dell'attacco fuori causa. Fere per i primi punti in trasferta. Grifo per togliersi dal fondo classifica. Grifo Ascoli, match verità. Castori ci crede, sprona la squadra. Bisogna saper navigare nel mare in tempesta. E in questi momenti dice che si riconoscono gli uomini, cambi in vista ma nessuna rivoluzione. E per le fere invece a Parma si va senza attacco, alla indisponibilità di Pettinari e a quella di Falletti vanno aggiunte anche quelle di Favilli e Partipilo.
Tegole dunque per Lucarelli, guardo alle opportunità, chi ha voglia di dimostrare è il momento. Mondiali, pocherissimo Sir, dunque si parla di volley, oggi le semifinali con 5 atleti di Perugia decisi ad arrivare fino al titolo iridato, Italia-Slovenia alle ore 21 e la sfida tra Capitan Giannelli e Russo da una parte e del regista Ropret dall'altra. Per il calcio di Serie C, Braia su Mbakogu, rientro non lo so, lui ci pensa troppo, se sta ancora ai margini va in fumo il lavoro fatto in ritiro, con il dolorino, ha detto Braia, ci si convive, deve affidarsi subito al cuore. Il tecnico del Gubbio, alla vigilia della sfida con la Fermana, dice sarà dura, ma l'umiltà del nostro gruppo legittima pensieri positivi. E intanto entusiasmo sempre da Gubbio per la cena con gli sponsor, sono state svelate le nuove maglie. A Foligno i mondiali del karate Goju Ryu, Italia a valanga azzurri in testa al medagliere, bottino d'applausi come detto con 8 ori. Tiro con l'arco 3D, Italia campione del mondo, Seimandi, Faletti e Bruno conquistano il titolo iridato maschile a squadre, oggi nelle sfide individuali in finale anche i padroni di casa Vannini e Cos, campo di gara spostato per maltempo alla sede degli arcieri città di Terni. C'è l'evento a Perugia, Trofeo Coni alla 7ª edizione, parteciperanno 160 atleti umbri dal 29 settembre in Val di Chiana. Calcio Coppa Italia, sorteggi Branca in semifinale, in 3 ai quarti in promozione, tiro al volo, Bacosi solo quarta agli europei oggi in coppia con Cassandro. E con questa notizia si chiude la nostra edizione del TG Mattino, che torna lunedì alle 7.30 in punto, però come sapete dalle 19.30 c'è sempre la nostra fascia dell'informazione serale. Grazie a tutti voi per averci seguito, vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana.